Credo che sia molto importante quello che stiamo facendo oggi, perché è un atto di civiltà. Noi tutti i giorni abbiamo a che fare con la barbarie delle condizioni di sfruttamento che esistono all'interno del mondo della logistica e delle cooperative. Noi abbiamo cominciato ad intervenire in questa realtà dove definire schiavistico il rapporto di lavoro non era un'esagerazione, perché quando centinaia e migliaia di persone, non solo ovviamente nel Veneto, ma a livello nazionale, vengono retribuite con delle paghe da fame, fuori da ogni norma contrattuale, dove non viene pagata la malattia, l'infortunio, dove siamo in presenza di evasione contributiva e fiscale al 100%, dove l'orario di lavoro è stabilito giorno per giorno, è un contratto praticamente a chiamata stabile, dove ogni giorno i lavoratori venivano chiamati dicendo loro che tipo di orario dovevano fare, dove non c'era riconoscimento del lavoro notturno, né tantomeno dello straordinario. Ebbene, noi siamo riusciti ad intervenire in questa realtà che ha visto ormai migliaia e migliaia di lavoratori che hanno partecipato in prima persona agli scioperi, alle lotte, alle iniziative che sono servite semplicemente a smascherare un mondo, che è questo mondo delle cooperative che non ha nulla a che vedere con la cooperativa per come era nata, per lo spirito che doveva avere alla sua origine. Sono cooperative che occupano migliaia di persone, dove viene mascherato interamente i rapporti di lavoro, che non è appunto di tipo mutualistico, ma è un rapporto di lavoro semplicemente dipendente. Solo che il lavoratore deve anche sottostare al rapporto legato al socio lavoratore, quindi allo statuto e al regolamento interno. Ebbene, noi stiamo cominciando a smantellare a livello nazionale questo sistema di sfruttamento. Lo abbiamo fatto in TNT, in Bartolini, in GLS, in SDA. L'abbiamo fatto qua a Padova in Acqua e Sapone, in PAM, in Alì, in Despar, Aspiag. L'abbiamo fatto in centinaia e centinaia di magazzini. Siamo riusciti a intaccare questo sistema e oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto e conquistato delle condizioni migliorative, modificando addirittura anche parti del contratto nazionale, perché abbiamo avuto a che fare sempre con delle forme sindacali, la cosiddetta triplice CGIL, CISL, UIL, che sono sempre stati succubi, se non completamente complici, di questo sistema di sfruttamento, perché hanno sempre avuto all'interno dei consigli di amministrazione, dei consorzi e delle cooperative loro dirigenti. Questa è la realtà di questo mondo. Noi oggi che abbiamo anche svelato quello che è appunto anche un ruolo importante che ha la mafia all'interno di questo comparto. Questa è la realtà, lo sappiamo bene. A Milano c'è l''ndrangheta, nel Veneto c'è Camorra e mafia siciliana, così come in Emilia-Romagna, ma ci sono anche le cosiddette cooperative rosse, che non sono da meno rispetto alla mafia in quanto anche a sistemi di sfruttamento. E allora io credo che per questo essere qui oggi è un atto di civiltà, non ce ne frega niente di avere delle denunce. Succederà quel che succederà, ma noi stiamo mettendo sotto accusa e stiamo condannando tutti i giorni questo sistema di sfruttamento. Ed è su questo che noi non abbasseremo la testa e siamo sempre più determinati, anche alla luce di questa ingiustizia che stiamo subendo, siamo sempre più determinati ad andare avanti per arrivare a ottenere delle condizioni lavorative che siano degne di questa parola. E lo faremo con tutta la forza.